Sono tornato nella mia Puglia, sto per riandare sul Gargano e adesso sono a Foggia, che è sempre stata la base di tutti i miei viaggi sul Gargano, però non l'avevo mai esplorata. Allora lo faccio adesso fugacemente in questa sobria giornata estiva con 39 gradi all'ombra e il vento caldissimo, afosissimo di oggi mi sospinge verso questa osteria dove proverò un po' di piatti della tradizione. Oltretutto un'osteria dove non c'è un vero e proprio menù, devi praticamente assaggiare tutto quello che ti viene portato direttamente in tavola. Ascoltiamo, assaggiamo un po' di piatti della tradizione foggiana. Sto mangiando di tutto in questo posto. Sono nel centro di Foggia e praticamente in questo locale, in questa osteria, portano i piatti, non c'è un menù, quindi le persone mangiano tutto quello che intomeriti portano ai tavoli. La cicoria con la fava, frittura, crocchette con la polenta fritta. Polenta fritta, ecco, è quello dove finire la frittura. Ho mangiato le orecchiette, cacio e pianta di zucchina, cin cin. Poi i ciccatelli e fagioli, quella sorta di pasta piccola. La bruschetta con mozzarella e cacio, poi la spalanca fauci che è peperoni marinati, melanzane e cipolla, il baccalà, la fritturina di agostinelle con un po' di pane, poi la cicoria con le fave, giusto? Poi ho ordinato il dolce, invece è arrivata la carne con le patate e dopo per digerire l'alloro, il cherry e il limoncello. Poi mi hanno portato le mandorle con me. Qua sto scoprendo che Foggia fu capitale per 73 giorni perché il 25 giugno del 1797 si celebrò in questa città il matrimonio reale tra il principe ereditario Francesco di Borbone, duca di Calabria, e la principessa Clementina d'Austria. Quindi per 73 giorni Foggia fu sede reale capitale del regno, quindi tutta la corte napoletana si trasferì a Palazzo della Dogana, che è di Foggia, che per l'occasione fu convertito in Palazzo Reale. Da questa porta, Porta Grande, che sin dal Medioevo erano dei principali accessi alla città, avremmo visto nei secoli transitare merci e persone, merci provenienti dal Golfo di Manfredonia, e quindi sarebbe stato sicuramente un panorama molto fervido e brioso, quello che goduto da questa arteria, che invece in questa domenica post pranzo è tremendamente silenziosa. E comunque questa stessa frenesia vado a ricercare di nuovo nel mio adorato Gargano. Il ritorno sul Gargano dopo l'uscita della prima stagione di Reporter in valigia su questa terra è stato divertente, perché se prima ero uno sconosciuto, ora per strada mi salutano in tanti, compreso Ciccio, lo storico fruttivendolo. Quello che mi interessa è che rispetto all'identità del luogo, cioè mi pare che la gente del posto si rispecchi. Io penso di sì, che hanno notato tutti che hai fatto un bel servizio. Ok, allora vacanza gratis. Complimenti a parte, quello che conta è saper raccontare le tradizioni, e chi lo sa fare meglio di me è il reverendo Podolico. Amore profondo e vero, come la rocciosa terra garganica. Anarchica è la vacca podolica. Reverendo Podolico, alias Luciano Castelluccia. Innanzitutto, che cos'è il podolicesimo? Vuole ricongiungere quelle anime disperate che per motivi di lavoro, anche di monotonia di vivere in questi posti del Gargano, hanno voluto cambiare vita e andare via. Il podolicesimo è un ritorno a noi stessi, alle origini, alla terra, alla vacca podolica. Basta fare le pecore! Oggi siate vacche podoliche! Alzate il muggito di protesta! Muu! E l'acqua sala salverà il mondo? Innanzitutto, l'acqua sala, spieghiamola a chi non la conosce che cos'è. Sì, l'acqua sala è un piatto di recupero contadino che veniva preparato per recuperare il pane duro. Si faceva sia nella versione contadina e si faceva anche nella versione del mare, perché anche i pescatori, quando uscivano per le battute di pesca, usavano l'acqua di mare, perché essendo circondati solo da mare per 2-3 giorni, bagnavano il pane. Ecco l'acqua salata, l'acqua sala. Si condiva con tutto ciò che la stagionalità dava, le erbe di stagione. I pomodori dell'orto di Carpino, direttamente dal Bosco Quarto, l'origano selvatico del Gargano.
E racconta anche di un modo di essere in sintonia con la natura, e tra l'altro nello stesso formaggio ci sentono tutti i sapori delle erbe del Gargano, che sono ricche. Assolutamente sì, perché la razza podolica, la vacca podolica che stanzia sul Gargano in altre 5 in Puglia e in altre 5 regioni del sud Italia, e arriva dall'Ucraina, dalla regione della Podolia, e serviva come vacca da trasporto, e è arrivata con i romani. Vive allo stato brado, è anarchica, non ha bisogno del pastore. Sentirete tutte le erbe spontanee, selvatiche, dove la vacca podolica, che vive sola ed esclusivamente allo stato brado, cammina nel promontorio del Gargano e si va ad alimentare. Il prossimo passaggio è quello di andare dalla vacca madre, di andare nella Podolia proprio a incontrare, e lì chiuderò questo racconto, che è nato appunto proprio del reverendo podolico, delle transumanze che si fanno ancora qui dalla Puglia verso il Molise e verso l'Abruzzo del Reggio Tratturo. Perciò adesso l'operazione più grande da fare è quella di andare dalla vacca madre e lodare la vacca madre. Convertitevi al podolicesimo e adorate il cacio a cavallo. Mi hai dato lo spunto del prossimo viaggio, l'Ucraina. Ci andiamo insieme se vuoi. Tu vieni così e io vengo col cacio a cavallo. La ricchezza naturalistica del Gargano ha un altro nome, orchidea. Diciamo che il Gargano mi ha affascinato dal punto di vista naturalistico, e in modo particolare questo straordinario mondo delle orchidee. C'è una peculiarità garganica a livello europeo, questa sì, concentrazione. Una peculiarità garganica, infatti noi abbiamo 100 specie di orchidee, quindi un primato. La dice lunga anche sulla storia geologica del Gargano, che adesso è il promontore della penisola italiana, però un tempo era un'isola. Un tempo era un'isola, poi col passare dei secoli, millenni d'anni, si è congiunta alla nostra penisola, quindi ha portato con sé gli endemismi e diciamo quella che è la vegetazione dell'altra sponda. Ecco il motivo per cui il Gargano ha delle peculiarità che nel resto della penisola non ci sono. Le altre bellezze sono a colazione. Ho atteso per 2 anni questo momento, vero? Il ritorno alla torta al limone di mattinata, e chi ha già visto la precedente stagione sul Gargano si ricorderà di che delizia parlo, questo soffice tripudio di freschezza estiva. Stavo passeggiando qua per il corso, c'è sempre tantissima gente, quindi ogni giorno si chiacchiera tanto, vero? Sì, spesso si chiacchiera, si dà consigli. Quando sono venuto era prima del Covid, adesso si riesce a rincontrare, a stare assieme, nonostante il periodo difficile che abbiamo passato? Sì, penso ora è più... è sempre un po' di rispetto. Ci voleva questo ritorno, eh? Sì, ci voleva. E adesso però è arrivato il momento di raggiungere il mio adorato scoglio, che chi ha visto la precedente stagione sul Gargano si ricorderà quanto trovi rifugio in quel luogo così ameno, fresco e lontano soprattutto dalla calura di questa estate torrida. Lo scoglio sta per tornare, come la necropoli millenaria dei Downy, che vi racconterò da punti di vista inediti, dal volo in aria a sotto un tavolo. Proveremo a non bagnarci, intanto i lampi però non promettono molto bene. Buonanotte.